Buonasera, buonasera a tutti. Siamo usciti dalla tradizionale strada della politica, quella che noi molto spesso, di cui molto spesso ci occupiamo. In realtà l'argomento di questa sera, che è lo sport, confina un po' con il nostro tradizionale appuntamento, perché noi parliamo dello sport visto non dal punto di vista agonistico, non dal punto di vista del risultato, quanto più dal punto di vista sociale. Quello che è accaduto soprattutto a Genova ci ha fatto riflettere, così ci ha spinto a portare all'attenzione dei nostri telespettatori questa discussione sul ruolo sociale dello sport e su quanto, su quanto lo sport vissuto in un certo modo possa poi influenzare la società. Noi parliamo di questo con un personaggio amatissimo dai comaschi e non solo, un grande campione di sport, ve lo presento subito, eccolo qua, Pierluigi Marzorati. Buonasera. E Pierluigi Marzorati è, chi non se lo ricorda, il grande capitano della squadra di Cantù che ha vinto scudetti, coppe, e oggi è presidente del CONI della Lombardia. E Marzorati, che cosa significa essere il presidente del CONI della Lombardia? Beh, innanzitutto buonasera a tutti e ai telespettatori, ma direi fondamentalmente c'è una discreta responsabilità e quindi ci sono degli oneri, perché coordinare 834.000 tesserati attraverso 45, più o meno 45 discipline sportive su un territorio di 7 milioni, no? 8 milioni di abitanti non è una responsabilità da poco, no? Poi però c'è la fortuna di scoprire che un mondo ricco, no? Di spessore umano, di dirigenti, di atleti che hanno sicuramente interpretato nel modo giusto cosa vuol dire l'etica, cosa vuol dello dire sport. Stare nello sport. 835.000 persone che praticano uno sport, che sono affiliate a una federazione, però poi alla fine si parla sempre di quelle 300 che fanno parte del mondo dorato, no? del castello incantato che è il calcio professionistico, dove si guadagnano milioni di euro e dove possono accadere cose come quelle di Genova, di cui parleremo fra poco. Esiste una distanza, e quanto è grande questa distanza tra lo sport, visto nel suo complesso, quindi quello che vede tutti i giorni Pierluigi Marzorati, e il castello incantato del calcio professionistico? Ma questo io lo chiedo a voi, giornalisti, perché facciamo un esempio, e mi preme anche di ricordare un atleta che purtroppo è scomparso recentemente, che è Pier Mario Morosini, no? Però non vorrei dimenticare che 3 settimane prima è morto Bovolenta. Sì. Erano due atleti con forse 7-8 anni di diversità, ma sono due morte più o meno uguali, sì, purtroppo nell'ambito sportivo. A uno gli hanno dedicato un passaggio su Rai 1 al telegiornale delle 20, punto. L'altro, perché del calcio, gli hanno fatto i funerali in diretta, li hanno trasmesso in modi, in tutti i modi, in tutte le ripetizioni di quando è caduto. Quindi un trattamento diverso, perché il calcio è questo, è anche un mondo che si prende la scena completamente. Ma non è che il calcio che prende la scena, purtroppo i media sempre, per, io lo chiamo vizio, però poi uno lo chiama nel modo opportuno, dell'audience, fa audience il calcio sappiamo che la fa da padrona nello sport italiano, per cui io riconosco l'importanza del calcio, però non è che deve essere tradotto tutto in soldi o in riconoscimenti in base al seguito che hai. I cosiddetti sport minori, secondo me, per valori etici, hanno parecchio da insegnare anche al calcio. Sicuramente hanno molto da insegnare ai tifosi del Genoa, che domenica la scorsa, diciamo qualche giorno fa, durante la partita con il Siena, l'hanno combinata grossa, per dirla in maniera semplice. Hanno interrotto addirittura la partita, la loro squadra stava perdendo pesantemente in casa 4-0 con il Siena. Il Siena comunque non è una cattiva squadra, è a metà classifica, si sta facendo il suo campionato, ma i tifosi del Genoa hanno pensato di bloccare tutto, imputando ai loro giocatori di disonorare la maglia. A quel punto è successo il pandemonio, hanno chiesto ai giocatori di togliersi questa maglia, sono intervenute le forze dell'ordine, poi anche il presidente Preziosi, che qui a Como conosciamo bene. Non si è capito bene che ruolo abbia giocato, sembra che abbia detto effettivamente ai giocatori toglietevi la maglia, poi dopo, qualche giorno dopo, però ha smentito dicendo ma no, io l'ho detto soltanto perché altrimenti sarebbe successo l'irreparabile, era meglio frenare gli animi. Come giudica tutto quello che è accaduto a Genova e che spettacolo è stato per chi, come lei, grande campione di sport, oggi tenta anche di insegnare ai ragazzi soprattutto l'etica dello sport?
Ma io direi che innanzitutto è stata una sconfitta totale per tutti, per tutto il mondo sportivo. Perché proprio perché è una sconfitta mi piacerebbe non parlarne più di tanto, ok? La sconfitta per i tifosi, perché insomma quello che è successo non è molto bello da parte loro, ma una sconfitta ai dirigenti, perché se è vero che esistono anche dei tifosi per bene, e quindi magari sono delle rare eccezioni che condizionano la negatività del tifo, ma spesso ci sono le società che convivono, quindi non puoi tu finanziare determinate frange che le conosci, che sono quelle che, e poi accorgerti che quando il danno è combinato. Questo quindi è un elemento interessante, cioè sono le stesse società che in fondo promuovono questo tipo di tifo? Allora io non è che sono contrario al fatto che la società lo promuove, però la società sa anche chi fa le cose per bene, perché io adesso non voglio sviolinare i nostri tifosi di Cantù, però i nostri tifosi fanno anche delle iniziative di carattere sociale, magari certe volte bevono una birra di più e anche loro vanno fuori un po' del seminato, però fondamentalmente sono persone innamorate dello sport che ci tengono la maglia e non credo che mai si permetterebbero di chiedere un gesto del genere. Ma non è che il calcio è proprio diverso strutturalmente dagli altri sport? Cioè nel basket per esempio, quando lo sport, adesso io non ho ancora dato l'ok, ma vedete che il nostro pubblico conosce il numero, allora io rispondo al telefono. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Sono Gianni da Milano. Ah, buonasera Gianni. Mi sono collegato, vedo che state parlando appunto dello sport, dei fatti di Genova, no? Sì. Ma io dico dunque la mia, essendo anche diciamo dunque uno che ha praticato il calcio, ho avuto occasione di giocare anche sul campo di Como, quando c'era ancora Baldini. Ma io dico una cosa, ti a sentire, tutte queste cose che succedono hanno una causa, vogliamo dunque togliere le cause, così perlomeno si cerca dunque di evitare perlomeno questi eccessi o senz'altro vengono ridotti dunque al minimo, perché chiaramente non ci può essere la perfezione. Allora, in tutti gli sport c'è la moviola, c'è diciamo l'elemento televisivo, anche nel rugby ci si ferma anche magari un minuto per vedere se è stata una meta o no. In questo dunque diciamo benedetto calcio si vuole dunque diciamo mettere finalmente questa dunque moviola, perché così non ci si dà più adito al 99%, perché l'1% scappa sempre, ma al 99% delle scommesse, delle partite truccate e quindi della violenza, perché è un problema anche sociale quando ci sono 100.000 persone allo stadio, sia dentro lo stadio che poi in giro per la città, come si sa. Quindi ci deve intervenire diciamo anche la politica, non deve lasciare alla federazione nazionale o internazionale, la FIFA con quel Blatter lì, con quel Platini, che decidono loro se fare o meno. La politica a un certo punto, nell'interesse dunque, di è noi chiaro. Cittadini, deve intervenire e dire no, in Italia, voglio finire per cortesia, sì. In Italia noi mettiamo la moviola, anche se il signor Blatter non la vuole, al limite noi ci se lui ci dà delle sanzioni, ci escludiamo dai campionati internazionali e facciamo un campionato bis. Va bene, ma è chiaro Gianni, si fermi perché adesso facciamo rispondere Pierluigi Mazzolati, che peraltro le darà ragione perché lei dice che ha ragione. Grazie Gianni, grazie. E vabbè, diciamo che Gianni dice la moviola perché così si evitano le violenze, cioè alla radice delle violenze ci sono le discussioni sui risultati, ci sono quindi... Ha ragione secondo lei? Sicuro, sicuramente quello che ha detto, no, poi non è che possiamo dire che al 100% sarà, però secondo me se si mettono le moviole e anche l'instant replay che l'abbiamo nel basket, cioè la facoltà dell'allenatore di chiedere... Senti, puoi vedere, e certe volte gli arbitri si accorgono di aver sbagliato e si cambia. Ma non questo è... perché nel calcio non succede, non lo fanno? Ma io dico il mio pensiero, poi magari mi tirerò le ire, probabilmente perché i vertici internazionali del calcio voglio tenere la tu per poter condizionare, perché certe volte è chiaro che la finale Chelsea-Bayern è totalmente diversa di un Barcellona-Real Madrid. Purtroppo non si può arrivare fino a quel punto. E quindi c'è qualcuno che potrebbe condizionare, magari scegliendo un arbitro piuttosto che un altro, la finale della Champions League? Io questo non l'ho detto. c'è la pubblicità, io vediamo se riesce a stare in linea il nostro telespettatore. Pronto? Pronto?
Niente, allora mandiamo la pubblicità e dopo sentiamo chi era al telefono. (Applausi) 031 3300655 per intervenire in diretta e parlare con Pierluigi Marzorati, indimenticato campione di basket di Cantù e oggi dirigente sportivo ad altissimo livello in quanto presidente del CONI della Lombardia. Torniamo, anche se l'argomento le piace poco, però noi siamo partiti da lì, cioè da quanto è successo a Genova. Oggi sulla Repubblica c'è un articolo, una risposta di una lettera, a una lettera scritta da Corrado Augias, no? Le voglio leggere qualche riga, ma perché c'è un'invettiva, no, di Augias, dice così: dovremmo avere il coraggio di ammettere che il calcio italiano è in buona parte putrido, da qualunque lato lo si guardi, con corruzione e violenza diffuse. Avendone il coraggio andrebbe chiuso per un certo periodo per poi ripartire da zero. Cosa ne pensa? Cioè, è un po' esagerato? Cioè, davvero i toni sono un po' eccessivi? Oppure è davvero una fotografia della realtà? Direi che c'è un'esagerazione di fondo, perché non è tutto così. Adesso se c'è qualcuno che non si comporta bene, non è che tutto il mondo, no? Cioè, è chiaro che io, per esempio, credo di avere su 834 175.000 tesserati, per cui rappresenta circa il 20%. Insomma, non è poco, eh? No, per cui non si può dire, perché uno sbaglia, il 20% dello sport lombardo sono tutti delinquenti. Allora poi dico, piuttosto andiamo a vedere, vogliamo parlare di politica? Andiamo a vedere i partiti, se vogliamo prendere insegnamento da lì, sì, certo. Parliamo. Diciamo che l'esempio non sarebbe... Parliamo. Ecco, qui c'è, magari allora Augias esagera, secondo lei, dice, perché non si può fare, non si può dire, prendendo a pretesto il Genoa e i tifosi del Genoa, che tutto il calcio è malato. Questo sarebbe un errore e non ha, diciamo... Non è corretto. Non è corretto neanche per tantissime famiglie che tutte le settimane vanno dietro ai loro figli. Però l'apice, no, la punta dell'iceberg è comunque in qualche modo carica di problemi, quantomeno. Ma diciamo che il solito discorso, no, che si fa, che fa più notizia un albero che cade che un milione di piante che ogni giorno crescono, no? Quindi è chiaro che questo è un discorso dei media, perché fa audience che noi parliamo del fatto di Genova, tutti i genitori che vanno alle partite, che fanno le brave persone, che si comportano civilmente, nessuno non ne parla notizia. Perché è la quotidianità, però non è che possiamo misurare in questo senso le cose, non alteriamo le misure, effettivamente i pesi. Ecco, ma allora, perché questo è un ragionamento corretto, però per evitare che questo accada, cioè per evitare che il calcio professionistico comunque rubi la scena, come si fa ad evitarlo? Cioè, come si fa a impedire che questo accada? Non sarebbe per esempio il caso di prendere decisioni drastiche? Le faccio una domanda precisa: il presidente del CONI della Lombardia non ha alcun potere di sanzionare per esempio comportamenti di società o di tifoserie che nel proprio territorio? Quello è successo a Genova, per cui è di competenza probabilmente di qualcun altro. Ecco, ma lei ha un potere sanzionatorio oppure no? Oppure in questo caso non potrebbe far nulla? No, diciamo che noi non abbiamo, perché le competenze sono delle rispettive federazioni. No? Chiaramente noi possiamo intraprendere delle iniziative, come le abbiamo, dei progetti di sensibilizzazione, perché l'importante non è la sanzione, ma secondo me è più la prevenzione. La prevenzione. Cioè, lo sport in sé ha un'etica, ha una morale, ha dei valori, che è chiaro che non bisogna dar per scontato, ma bisogna valorizzarle, promuovendoli questi aspetti positivi, e non solo criminalizzare gli errori che fanno qualcuno. Perché, ripeto, sotto 134.000 tesserati non sono 834.000 delinquenti, per l'amor di Dio ce ne sarà qualcuno, ci saranno tanti che sbagliano. Però ce ne sono tanti che si comportano bene, come nella società civile, certo, come nei politici, ma sì, che sono, certo, tutti, non è che sono tutti ladri, però che insomma hanno comperato diamanti, sì, o soldi all'estero, no? Ci sono anche le persone per bene. Questo è logico. E questo progetto, per esempio, di educazione al tifo funziona, può funzionare? È un progetto, quanto costa? Chi lo sponsorizza? Come lo costruite? Ma noi abbiamo fatto questa richiesta all'Unione Europea, abbiamo visto questo bando, che non sono tanti soldi, sono 200.000 euro, che dividiamo con altri 15 partner europei. La soddisfazione è che pensavamo di far fatica a trovare 4 partner, perché bisogna essere almeno in 5, no? Per questa cosa invece siamo andati a 15. Però abbiamo già in mente uno sviluppo, un ampliamento, una prosecuzione
di questa educazione al tifo, proprio tra l'altro sfruttando un genitore proprio qui del Comasco, di Capiago, che ha il figlio che giocava, il signor Maurizio Orlando, tanto per non far nomi, che l'abbiamo preso anche come testimonial, l'abbiamo coinvolto perché lui è andato una partita, si è fatto trascinare un po' dal tifo, è caduto nella trappola di insultare il genitore della squadra avversaria, poi si è pentito, ha scritto al giornale chiedendo scusa a tutti i presenti, allo sport, perché lui in effetti è uomo di sport, perché poi l'ho conosciuto, si è reso conto di quello che ha fatto, però tutti quanti possiamo sbagliare. Sì, no? Beh, certo. Il bello che lui si è accorto e ha ammesso. E ha ammesso questa cosa. Però il calcio professionistico, questa è le faccio due domande, mi risponde alla prima, è troppo ricco per essere credibile? No, secondo me no, non è questione di soldi, è questione di educazione. Diciamo che la massa è talmente grossa che se poi noi diamo adito alla pubblicità, uno che fa un gesto negativo, è chiaro che c'è qualcuno che purtroppo è malato di mente, pensa che quello è il modo per darsi visibilità. E quindi ci sono anche quelli che purtroppo non ci sono più manicomi, non è che abbiamo eliminato i pazzi. No, le chiedevo questo perché la mia idea è che dei quei 134.000 ragazzi che sono tesserati, che giocano al pallone divertendosi, moltissimi però cominciano a giocare con il miraggio di diventare calciatori professionisti, di arricchirsi, di diventare famosi. Poi ovviamente è un destino per pochi, ecco, quello di diventare ricchi, famosi e giocatori di pallone professionisti. Però forse l'educazione dovrebbe partire da lì, cioè dal fatto di dall'insegnare che lo sport è bello in quanto sport. Poi se uno è bravo, particolarmente dotato, potrà anche fare una carriera di un certo tipo. Cioè quando lei ha cominciato a giocare a basket, non sapeva probabilmente di diventare Pierluigi Marzorati. Le piaceva il basket, punto. Ma il grande vantaggio mio è che avevo mio padre e mia madre, che mio padre, che non gli interessava, faceva l'artigiano, posatore di pavimenti, non sapeva neanche che ancora un po' che andavo a giocare a basket. Lui voleva che facessi il ciclista, mia madre interessava solo che andassi bene a scuola, per cui questa loro indifferenza mi ha creato in me una volontà, un orgoglio di dire porca miseria, devo andare in Serie A per dimostrargli che sono capace di fare qualcosa nello sport. Solo quando ho fatto l'esordio in Serie A che sono cominciati a venire a vedere, ma perché non guadagnavo poi neanche tanti soldi, erano pochi soldi, però avevo raggiunto un obiettivo, per me è stato uno stimolo che mi ha dato inconsciamente i miei genitori. Quindi diciamo che qualche volta, magari anche spesso, sono i genitori a tradire l'etica dello sport spingendo i figli a fare quello che magari i figli non vorrebbero fare o potrebbero anche non fare. Ma non voglio usare il famoso slogan degli allenatori, che dice che gli atleti migliori da allenare sono gli orfani. Però è vero, perché spesso i genitori pensano che quasi obbligando il giocatore a diventare campione, questo diventa campione. Invece è l'esatto contrario. Se tu obblighi il ragazzo a diventare campione, magari perché hai fallito tu nel tuo sport, è il modo migliore per non farlo diventare campione. Perché un giocatore, un atleta per diventare campione o per avere risultati, io preferisco definirlo, deve avere delle motivazioni dentro e deve avere lo stimolo, se obbligato, cioè non deve andare a fare l'allenamento perché deve, ma sì, perché gli piace, perché ha piacere di fare l'allenamento, perché si diverte, ovvio. Ma in tutti i lavori, secondo me, se uno ha piacere sopporta meglio la fatica e quindi i margini di miglioramento sono migliori. Tornando, poi dopo faremo una chiamata, ma tornando all'episodio, io sono rimasto sconcertato anche da un'altra cosa. Oggi leggendo per esempio il Corriere della Sera, no? C'è un articolo, tra l'altro noto una cosa, lei diceva i mass media si interessano molto, secondo me c'è molta reticenza e c'è anche, se vogliamo, un po' di autocensura dei giornali, lo dico da giornalista, perché l'episodio di Genova è scomparso fondamentalmente dalla stampa. Forse non leggo il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, dove probabilmente si parlerà ancora di più, insomma, di questo, però dei giornali normali, insomma, non... La Repubblica, per dire, giornale, uno dei due giornali più importanti, oggi parla di Genova soltanto nella pagina delle lettere con Augias, il resto è scomparso. E sul Corriere della Sera c'è soltanto un articolo che racconta delle reazioni delle altre tifoserie, insomma, quindi... come lei vede, non è che i mass media, il calcio è qualcosa che, su cui è difficile parlare male, anche quando succedono cose tremende.
Però, per esempio, leggendo questo articolo, oggi ho scoperto una cosa inquietante, che le tifoserie, alcune tifoserie, hanno solidarizzato con i tifosi, cioè con i teppisti, chiamiamoli così, di Genova. Addirittura i tifosi del Milan, che sono, si sa, purtroppo, queste sono realtà del calcio, sono tifoserie contrapposte, tutti ricordano il famoso episodio drammatico della morte di Spagnolo, che quel ragazzo che fu ucciso addirittura, insomma, qui siamo arrivati all'obbrobrio, però insomma sono tifoserie rivali, hanno solidarizzato con uno striscione con i tifosi del Genoa dicendo che avevano ragione a fare quello che hanno fatto. E in a Bergamo la curva degli tifosi atalantini hanno scritto questo striscione: criminalizzate chi vive di passione, solidali con chi ha difeso la storia del Grifone. Cioè, non c'è la consapevolezza da parte dei tifosi organizzati della gravità di quello che è accaduto. Allora, la mia domanda è questa: il tifo organizzato è davvero qualcosa che sta al di fuori? Cioè non possiamo neanche considerarlo un elemento, cioè è qualcosa che va immaginato, va studiato, va pensato come qualcosa che ha un mondo a parte. Non la preoccupa questo? Cioè non la preoccupa che nello stadio possa venire fuori a Bergamo uno striscione come questo? In fondo è un messaggio che viene dato a migliaia di persone, quelle che sono allo stadio, ed è un messaggio negativo. Ma io credo soprattutto, a parte che non condivido questi messaggi trasversali e soprattutto tutti i social network che oggi sono pericolosi, si sono lasciati ingestibili. Io credo che, siccome credo molto nella magistratura, nelle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, il lavoro che fanno, digo scompresa, perché tengo sotto controllo tutti questi soggetti qua, per cui io credo che ci sia da premiare le forze dell'ordine per il lavoro che fanno, perché poi magari si prendono in giro quando vanno a prendere botte la domenica, perché prendono 2 euro all'ora, però sono vanno quelli che vanno in trincea, ma il lavoro che fanno di preparazione per ordinare, questo anche il CONI e le federazioni che cercano di organizzare il tifo e isolare le due tifoserie, condurre in una certa maniera, e quindi ci deve essere un'abilità a gestire queste masse di persone, no? Quindi credo che il lavoro che si fa, e mi sembra che sia abbastanza sotto controllo, sia da rilevare e da premiare appunto il lavoro difficile per controllare questo sistema qua. Certo che ci sarebbe da fare, però io dico fortunatamente, poi ci sono delle partite come il Barcellona contro il Chelsea, poi c'è il Bayern contro il Real Madrid, che coinvolgono, che fanno business, che fanno interesse, che interessano anche i media, che vanno a far dimenticare, perché quella roba là, si stempera. Non è che uno sponsor paga il redazionale ancora di quelli che hanno fatto togliere le maglie a Genoa, anche perché in Italia sa benissimo che la Roma, l'Inter, il Milan e Juventus. Poi tutto il resto. Io tifo Chievo, però di noi non parla mai. Tifa Chievo? E come mai tifa Chievo? Perché sono amico di Luca Campedelli, presidente. Ah, del presidente. Questa è una novità, non la sapevamo. Mandiamo la pubblicità. Siamo tornati in diretta e adesso sentiamo un ospite al telefono. Vediamo se riusciamo a contattarlo. La prima telefonata non so perché non riesce mai. Riproviamo. Sempre stato così, col telefono. Siamo sfortunati, riprovo ancora una volta, casomai poi magari ci prova la regia, adesso io riprovo. Non vorrei che magari il nostro interlocutore sia al telefono, perché può succedere, che noi chiamiamo ed è semplicemente occupato. Perché?
è occupato. Niente, magari se ci provate voi dalla regia, perché altrimenti perdiamo solo tempo. Dicevo prima, il tifo organizzato, perché io ho l'impressione che in realtà le squadre di calcio, quelle importanti, siano un po' ostaggi del tifo organizzato. Cioè, da un certo punto di vista, per quanto dovrebbe essere il contrario, cioè il coltello dalla parte dal manico dovrebbero averlo le squadre di calcio, in realtà accade il contrario. E mi sono sempre chiesto il motivo per cui accade questo. Ed è la cosa che più mi ha colpito, è proprio quella che io ho definito anche oggi sul giornale, l'irresponsabilità del gruppo dirigente del Genoa, cioè cedere al ricatto in questo modo. Perché se io presidente dico, no, attenzione tifosi, se voi vi comportate così, io la squadra la ritiro e qui allo stadio non ci viene più nessuno perché il Genoa non gioca più. Cioè, insomma, non sarebbe una risposta forte. Invece no, cedere a questa situazione. È assurdo, cioè, è questo quello che non riesco a capire. Perché accade questo? Secondo me, prima di tutto, i tifosi è un patrimonio della società. Quindi è chiaro che non possiamo ignorarli. Ha anche un peso. Squadre come Real Madrid e Barcellona hanno un peso, perché uno per andare allo stadio Barcellona deve pagare il diritto di ingresso, non il biglietto, di essere socio. I soci contano quando devono nominare il presidente. Presidente, sì. Quindi è chiaro che hanno un peso. No? Poi quelli che fanno violenza sono una piccola frangia che magari vengono evidenziate, ma il popolo dei tifosi del Genoa è un popolo pesante. Lei sapeva che per esempio il Genoa ha ritirato la maglia numero 12? Sì. In diffusione presente. Ah, ecco, perfetto. Buonasera, presidente. Buonasera. Buonasera, allora io presento il nostro ospite Carlo Tavecchio, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. E abbiamo con noi in studio anche Pierluigi Marzorati, che è il presidente del CONI della Lombardia. Presidente Tavecchio, stavamo parlando di quanto è accaduto a Genova, no? E dicevamo che le squadre di calcio oggi sembrano ostaggio dei propri tifosi. È una realtà, cioè è vera questa considerazione, oppure è un po' forzata, può sembrare una considerazione eccessiva? Guardi, io credo che i fatti a Genova sono capitati anche non solo nel nostro campionato, ma sono capitati anche per problematiche internazionali quando si giocò con la Serbia. Lì bisogna vedere con attenzione l'atteggiamento anche delle forze dell'ordine, senza fare recriminazioni, ma una situazione del tipo dove dei soggetti arrampicati su pareti danno ordine ai giocatori in presenza delle forze dell'ordine, a me sembra che questa sia una strana situazione. Cioè, secondo lei bisognava che intervenissero prima i poliziotti facendo scendere quelle persone dalle pareti di vetro questo, o di visone? Questo è il minimo, perché allora c'è un'invasione di campo. Innanzitutto il primo provvedimento era quello di non lasciare i calciatori in mezzo al campo, ma ritirarli negli spogliatoi, e su questo non ci trovo, è una mia opinione personale, ma se i giocatori non erano in campo non c'era l'appiglio per fare questo discorso. In secondo ordine c'era la polizia, c'era la polizia di Stato. Io voglio vedere con quale filosofia questa gente si attaccavano alla polizia di Stato. Allora qui siamo davanti a una situazione dove non ci vuole più vuole l'esercito. Ma no, è chiaro, però il ministro dell'interno ha dichiarato proprio ieri che la polizia si è ben comportata perché ha evitato che la situazione degenerasse, cioè in casi del genere. Allora qui il problema è, in caso di forza maggiore non siamo più in uno stato di diritto, perché a questo punto il sopruso, l'intervento dei facinorosi potrebbe espandersi non solo a livello di stadi, potrebbe espandersi a tutti i livelli della società civile. C'è qualcosa che vuol dire Pierluigi Marzorati? Intanto chiedo alla regia se può alzare un po' la diffusione, perché in studio sentiamo poco. Prego, Marzorati. Ciao Carlo. Ciao Pierluigi. Condivido quello che hai detto, però volevo chiederti una cosa. Ma non è che prima di magari parlare delle forze dell'ordine, qualche presidente di società che forse si è lasciato un po' andare a dare troppa importanza e magari anche qualche soldo di troppo a queste frange di facinorosi? I facinorosi, credo che c'è stato uno solo che mi risulti
che abbia avuto dei problemi anche addirittura fisici, che è il presidente della Lazio, perché ha combattuto le curve e viaggia con la scorta. Questo io credo che sia. Altri stadi hanno chi più e chi meno, ma per dichiarazione degli interessati, non certo mia, hanno degli obblighi di non so come chiamarli, però questi stanno sulle ultra da una parte, ultra dall'altra. Ho visto una partita stessa a Como un giorno, erano 25-30, ma era un problema. Ma Presidente, ma perché le curve sono così importanti, così potenti, se vogliamo? Perché le curve determinano anche le scelte dei dirigenti delle società? Guardi, in questo sistema, io voglio dire una parola molto chiara, questo è un sistema che si sta drogando assolutamente di violenza gratuita. In un mare dove mi sembra di essere sul Titanic, qui affonda il sistema e la gente sta a suonare il pianoforte. Questo è il problema. Il problema di fondo è economico. Il sistema di calcio ha 2 miliardi e 7 di debiti contro 2 miliardi e mezzo di fatturato. Quando una qualsiasi azienda fattura come il debito che ha, è inutile che vada a fare il credito o fare altre operazioni. Eppure il calcio sta in piedi. Le sembra corretto che delle società in barba a tutti i fair play intervengono con gli 80-90 milioni l'anno per sanare i bilanci? Cioè, ditemi voi se questa è una cosa possibile. È possibile che i calciatori guadagnino 10 milioni netti l'anno per prestazioni predatorie? Questo credo che sia un sistema che si sta autodistruggendo. Ecco, però la domanda che faceva anche adesso Marzorati, lui dice: ma cosa bisogna fare? Cioè, a questo punto allora bisogna chiudere o bisogna completamente cambiare? Qual è la ricetta secondo lei necessaria, possibile? Guardi, c'è una ricetta che come in tutte le cose, Totò diceva che la morte è la livella. Qui la livella saranno i soldi. Il problema diventa economico. Quando non ci saranno più interventi esterni, quando non ci sarà più la possibilità di pagare i costi dei calciatori come il maggior onere della società, perché se una società fattura 200 milioni ne paga 180 di calciatori, da solo si sistema la questione. Ecco, ma secondo lei, non so, la federazione di cui lei è vicepresidente piuttosto... La federazione non può intervenire. Non può fare niente, però per esempio stabilire... ha concesso alle leghe l'organizzazione dei campionati. La gestione dei campionati, e quindi i rapporti sono tra le società che sono costituite in Lega, le associazioni italiane calciatori e gli allenatori. No, ma per esempio stabilire un tetto degli ingaggi, secondo lei non sarebbe possibile? No, questo è una cosa, il tetto degli ingaggi sarebbe l'ideale, ma bisogna mettere insieme tutte queste situazioni anomale nel nostro sistema. Ci sono società che hanno un bilancio di 40 milioni, 30 milioni, ci sono società che hanno un bilancio di 220 milioni e quindi non troveranno mai una situazione. Una soluzione, certo. Prego, c'è ancora Marzorati che vuole intervenire. Carlo, cosa ne pensi allora a sto punto? Io credo che la medicina ideale sarebbe Super Mario Monti, che aumenta un po' di tasse, bravo, diminuisce i soldi del mondo del calcio e andiamo meglio tutti. Qui ci vuole una persona che interviene, ci vuole un sistema che deve essere monitorato sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto gestionale, sotto l'aspetto disciplinare, in modo che si evitino queste situazioni assurde, addirittura che dei soggetti, nonostante che hanno queste remunerazioni, si mettono nel gioco delle scommesse. Dei soggetti che hanno, come Calciopoli nel 2006, hanno fatto quello che hanno fatto. Io credo che non c'è mai limite alla tragedia, ma penso che ormai si è toccato il fondo. I provvedimenti legislativi devono intervenire in maniera pesante. Ecco, Presidente D'Alecchio, le faccio un'ultima domanda a proposito delle scommesse, no? Una volta si diceva che il calcio finanziava tutto lo sport attraverso la schedina.
Oggi la schedina la giocano sempre meno persone perché le scommesse si sono diluite in tantissimi rivoli, si può scommettere dappertutto, si giocano un sacco di schedine diverse e allora quel meccanismo di finanziamento dello sport attraverso il calcio non esiste neanche più. Però il moltiplicarsi delle possibilità di scommettere, come ha detto lei prima, ha fatto sì che anche tanti giocatori, per esempio, potessero puntare i soldi su se stessi o sulle squadre, o sulle proprie squadre. Questo fenomeno, arginare definitivamente questo fenomeno, è possibile soltanto con delle punizioni, delle penalizzazioni, delle intanto qui pesantissime. Non bisogna, se mi permette, qui non bisogna tirare di mezzo solo i calciatori e il sistema sportivo. Lei sa, e come si ricorda, 4 anni fa la scommessa era un reato. Bene, lo Stato ha depenalizzato la scommessa e ha favorito la scommessa legale, forte di introiti che, si ricordi, il fatturato delle società dei giochi e scommesse arriva a 60 miliardi l'anno. Sì, anche... Io sono uno che di numeri se ne intende, sono 3 o 4 finanziarie, Sì, in sì. Tutta questa situazione, che cosa ha fatto lo sport, soprattutto il CONI? Ha abdicato alle sue percentuali che venivano prima dei giochi e ha accettato i 450 milioni dal governo all'anno per tutte le federazioni. Quest'anno sono state ridotte di 60-70 milioni, quindi saranno i riparti in proporzione. Il calcio, che ottiene un certo appeal per quanto riguarda i diritti televisivi, riesce a raccogliere circa 1 miliardo di diritti televisivi. È su questo discorso che si gioca il futuro del calcio italiano e in funzione delle entrate dei diritti televisivi le società, se fossero virtuose, potrebbero fare dei campionati seri, giusti, senza ulteriori stravaganze. Questo è l'andamento attuale. Davanti però a dei soggetti che non hanno il senso della misura, che scommettono anche pur avendo degli stipendi che sono onorevolissimi, gente che prende anche il più misero, prende sempre almeno 20-30 mila euro al mese, perché anche nelle serie B e nelle categorie inferiori i 500 mila euro l'anno li prendono. E quindi se questi qui entrano nell'ottica che devono fare degli illeciti pur avendo queste situazioni, è un problema morale, è un problema no, di no, ma è chiaro, è chiarissimo. Senta, io la ringrazio per essere intervenuto. Volevo soltanto capire se lei dal suo osservatorio pensa che questo calcio così malato abbia in realtà la possibilità di cioè, guarire la possibilità, oppure io credo no. Che la possibilità ci sia con delle persone responsabili che rivedono gli atteggiamenti delle leghe e soprattutto nel sistema generale si imposta un discorso di moralità. Va bene, grazie, grazie a Carlo Tavecchio, grazie, buonasera, ciao, grazie. Ciao Carlo, Luigi. Ciao. E ringraziamo il vicepresidente della FIGC che però in realtà ha delineato uno scenario piuttosto preoccupante. Beh, mi sembra che sia stato abbastanza sintetico e chiaro nell'esposizione perché credo che lui ha dato la terapia, la cura. E poi bisogna trovare il dottore a questo punto, perché il dottore non è facile. Ci abbiamo impiegato quanti anni per trovare il dottore per che ci rimettesse un po' in sesto da un pericolo di un baratro, un pericolo Grecia, e ci è voluto e non siamo ancora, convinti che è il dottore giusto, però a venire fuori. Facciamo finta di ignorare dove eravamo, insomma. Quindi, ma l'ipotesi che diceva prima di far tornare un reato la scommessa, quantomeno per i tesserati alle società sportive, questo potrebbe essere un... anche se in realtà non è possibile, cioè credo che ci sia un problema di tipo costituzionale per il fatto di limitare a determinate categorie di persone un reato, però insomma chi scommette, essendo tesserato, essere radiato a vita o piuttosto che punito molto severamente, potrebbe essere un deterrente oppure no? Ma sì, in linea di massima sì, però mi permetto di dire che io sono arrivato qui al mondo del CONI da 1 anno e mezzo, non è che mi ritengo un espertissimo, per cui preferisco sentire pareri di persone come Carlo Tavecchio, che è 20 anni che è dentro nella Federcalcio e quindi conosce meglio di me, quindi su questa roba qui direi che è inutile che faccia finta di dire cose. Non si è fatto ancora una
Io ribadisco il nostro numero di telefono 031 3300 655 per chi voglia discutere con noi di questo, di quanto sta succedendo. Diceva anche prima Tavecchio che le società però a questo punto sono davvero ostaggio delle tifoserie organizzate, cioè si è creato un circuito vizioso dal quale bisogna uscire, ma come si può uscire da questa situazione? Beh, è vero che sono anche ostaggio, però diciamo anche conniventi, perché insomma il fatto che il foraggiamento di certe frange, pur sapendo che vengono anche con certi scopi, non è che è una novità. Quindi io dico premiamo la tifoseria corretta e sosteniamola per l'amor di Dio, scoraggiamo quella che invece delinque, perché qui si tratta di aiutare anche le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine sarebbero in grado, certo che non possiamo dire che uno va, chi è che si permette di andare a lavorare a 2 euro all'ora e pretendiamo anche che vengano rispettate? No, diceva Tavecchio una cosa all'inizio, ha sottolineato come le forze dell'ordine probabilmente, secondo lui, hanno reagito con un po' di tardività e comunque hanno usato la mano morbida, no, con questi tifosi. Si lamentava del fatto che la polizia non fosse intervenuta con molta più durezza. Come ho detto, il ministro dell'Interno ha ribadito che invece la polizia a Genova è stata molto brava perché ha evitato che potesse accadere l'irreparabile. La domanda è, come ha fatto anche, era una domanda che si è posta allo stesso vicepresidente della Federazione Gioco Calcio, ma allora a questo punto tutto è lecito, cioè se la polizia non interviene mai perché non bisogna agitare gli animi e non bisogna farli trascendere, allora in realtà questi tifosi si possono permettere qualunque cosa? No, no. Diciamo che le leggi si stabiliscono a bocce ferme. Quando si è sotto la pressione dell'evento e bisogna decidere in un nanosecondo e qualsiasi decisione potrebbe essere fatale, quindi in quel momento bisogna cercare di trovare la soluzione meno dannosa possibile, però non c'è tempo in quel momento di ragionare, e quando non si ragiona si sbaglia, mentre invece bisogna ragionare sul fatto di dire ma perché dobbiamo proteggere, perché le frange devono andare su in condizioni non regolari, non rispettosi delle normative di sicurezza degli impianti, perché bisogna concedere che la gente vada dove vuole e non c'è un posto, certo costa di più l'impianto se mettiamo un seggiolino col numero e lo numeriamo per davvero. Ecco, facciamo un discorso di prevenzione. Però rimane un fatto, che queste cose accadono quasi esclusivamente nel calcio, no? Nel basket non succedono mai, o quantomeno, a me io ricordo un episodio soltanto piuttosto brutto, peraltro io sono un tifoso della squadra di Varese, perché da bambino, essendo a Palermo, avevo come mito, come giocatore faro, Bob Morse, come Dino Melgione, Dino Meneghini, insomma, quindi mi ero innamorato della squadra di Varese pur abitando in Sicilia. E sono rimasto un varesino, diciamo, cestisticamente parlando. Però mi ricordo questo episodio dei famosi cori razzisti che fecero un po' rabbrividire tutti durante una partita contro il Maccabi Tel Aviv. Sì. A parte questo episodio non mi viene in mente nient'altro, magari non mi ricordo, insomma, io non me li ricordo. Nel basket questo non succede, eppure per esempio a Como il basket ha più spettatori del calcio, diciamoci la verità, Cantù ha il doppio degli spettatori del Como, se vogliamo, eppure questo non accade, perché? Ma perché non mi risulta neanche che allo stadio Senigallia succedono fatti clamorosi. Quindi... Beh, con l'Udinese qualche anno fa è successo un po'... una volta, d'accordo. Però, ripeto, secondo me è una questione di numeri. Io preferisco dire, uno direbbe, ma perché sono più educati? Sì, può essere anche quello, ma secondo me quando la massa aumenta è difficile da controllare, ma soprattutto anche l'ego protagonistica del capo clan diventa più esponenziale, quindi è più diciamo ha più riflesso se io mi vado e chiedo al giocatore della squadra e mi vedono in diretta che gli faccio togliere la maglia. Lei dice quindi c'è anche un protagonismo deteriore del capo della tifoseria. Torniamo a Bovolenta e Morosini. Bovolenta l'hanno sepolto in assoluto silenzio e non se l'è infilato nessuno. A Morosini, con tutto il rispetto, funerale in diretta e questo e quell'altro è in tutti i telegiornali. Quindi certo, due trattamenti. Però per esempio negli Stati Uniti, dove le risse in campo sono piuttosto pesanti, ne abbiamo vista una proprio di recente con
Questo giocatore che si chiama peraltro Pace nel Mondo, non so come i genitori abbiano potuto chiamarlo così, comunque si chiama proprio World Peace, ha dato una gomitata a un compagno di squadra, a un avversario che lo ha steso letteralmente, ha preso 7 giornate di squalifica, eppure il pubblico non reagisce mai, cioè anche lì c'è una cultura, un'educazione allo sport totalmente diversa dalla nostra. Allora, innanzitutto quando i genitori gli ha dato il nome, ve lo assicuro che non era violento. Sì. Era appena nato, certo, però anche i genitori che fantasia. Magari però, l'hanno fatto per evitare che diventasse, sì, così, ma non ce l'hanno fatto. Non ce l'hanno fatto. Però c'è una grande cultura e rispetto dei tifosi, dei protagonisti in campo, che qualsiasi cosa si dà in campo fa parte del rettangolo, si possono anche menare per minuti, ma i tifosi fanno i tifosi e la questione se la regolano in campo. Poi ci sarà il provvedimento del giudice che punisce con giornate di squalifica, sanzioni economiche, ma non confondiamo quello che succede, perché se succede qualcosa in tribuna non è che i tifosi si mettono a menare in campo tra di loro per difendere la propria, i tifosi della propria squadra, e dovrebbe succedere anche. Però i tifosi in America hanno un peso molto forte, cioè pagano il biglietto come dappertutto, comprano, partecipano ai diritti televisivi perché lì la televisione è a pagamento, comprano le magliette, cioè in realtà i tifosi potrebbero anche dire la loro, ma non lo fanno, cioè c'è un rapporto completamente diverso tra le società e il tifo, che non è organizzato peraltro. Ma perché soprattutto la gestione della sicurezza sull'evento negli Stati Uniti è fatta da una polizia privata che sta con degli uomini che non guardano la partita, guardano la tribuna, e il primo che si permette di tirare un pezzo di carta va su, viene preso e viene portato fuori. Quindi è proprio un concetto completamente diverso. Dal concetto dello spettacolo, non della violenza. Esattamente lì che volevo arrivare, cioè siamo di fronte a due dimensioni diverse. Quello che è successo a Genova, secondo me, è anche il frutto dell'esasperazione che c'è attorno al mondo del calcio. Cioè, forse in una società che oggi ha tanti problemi, l'identificazione con la squadra di calcio significa anche la fuga dalla realtà. Immaginare di poter, cioè, di fare quello che è stato fatto significa anche far parte di un mondo un po' a parte, insomma. No, lei dice di no. No, nel senso sì, è vero, però attenzione all'esasperazione. Direi che cominciamo dalla politica, dai partiti. L'azzuffamento, talk show, cioè lì che l'insegnamento arriva da lì, la conseguenza è come il discorso dei ragazzi, siccome i ragazzi sono tutti bravi, sono tutti intelligenti alla stessa maniera, certo che se hanno i genitori violenti, se hanno gli attori violenti, se hanno i dirigenti violenti, se hanno maestri violenti, e vogliamo sperare che venga fuori un pace, un world pace, mai. Non è possibile. Quindi è chiaro che l'educazione dipende dagli adulti, e quindi... Quindi bisogna, diciamo, è l'esempio che viene dato dalla società che poi si riflette sulla tifoseria organizzata. Direi proprio di sì, cioè, torniamo al discorso della situazione politica, o se vogliamo non politica ma partitica, che c'è in questo momento, dove siamo arrivati e la condizione in cui siamo a operare, che è veramente di inciviltà, cioè uno che va a predicare la pace di qui di là è il primo violento, che non bisogna rubare, e poi si trova con le mani a marmellata. Sì, insomma, arriva da predicano lì, bene, e poi razzolano malissimo. Questo l'ha detto lei. Va bene, mandiamo la pubblicità. Siamo tornati in diretta, adesso come sempre noi facciamo un giro, andiamo a bere una cosa. Prima suonava il telefono, mi dispiace, però insomma chi ha chiamato può richiamare dopo. Intanto prego, venga con me Marzorati, che facciamo questo nostro... Come dire, è ormai un'abitudine, una consuetudine. Allora, intanto... Non capita spesso, a me non è mai successo, prego, di avere un ospite come lei in trasmissione. Lei ha giocato a basket quanti anni? 27. 4 di settore giovanile, 23 di Serie A. Ha vinto quanti scudetti? 2 scudetti, 2 coppe dei campioni, 4 coppe delle coppe, 4 coppe Korać. Ha vinto la medaglia olimpica? D'argento a Mosca. E l'oro. E l'oro agli europei. Agli europei di Nantes, 83, sì. Insomma, la sua carriera è stata folgorante. No, diciamo che ho avuto la fortuna di giocare con dei compagni di squadra che erano bravi. Io ho l'unico merito di aver giocato solo per il Cantù per 27 anni. Beh, però non si può negare che lei fosse un grande cestista. Adesso, giustamente... Mantiene un profilo basso, però lei è stato il playmaker della nazionale per quanti Sì, per 15 anni. Insomma, perché non si butti così giù? Ero raccomandato. Non sono nessuno. Però, insomma, ecco, io
avendo giocato a pallacanestro, prego. Il basket è uno sport diverso. Caffè espresso macchiato. Perfetto. Sono tifoso anche di calcio, mi piace il calcio, però il basket, la pallavolo, ma qualunque altro sport minore, sembra sempre avere, come dire, una dimensione diversa. Cioè nel calcio tutto diventa complicato, tutto diventa acceso, tutto è più grande di quello che sembra. Ma perché? Soltanto perché gli stadi riempiono, cioè gli stadi si riempiono di decine di migliaia di persone, oppure perché è proprio il calcio diverso dagli altri sport? No, secondo me perché c'è più una divisione, una separazione dei vari ruoli, no? Allora c'è un presidente che fa il presidente, c'è il team manager che fa il team manager, l'allenatore fa l'allenatore, i giocatori fanno i giocatori, i tifosi fanno i tifosi. Il tifoso deve comandare che tutti condividano le decisioni del presidente dell'allenatore, però io parlo di Cantù, che noi ci è piovuto dal cielo i fratelli Cremasconi in questi ultimi 3-4 anni, che hanno portato addirittura la squadra in Eurolega nelle top 16, che è un risultato incredibile. Siamo ancora in lotta per arrivare tra le prime quattro, speriamo di arrivare al secondo o terzo per poter arrivare alla finale. Alla finale come lo scorso anno. Per cui questo è oltretutto con un budget nettamente inferiore rispetto a Milano, a Siena, secondo me anche Bologna e Pesaro e forse anche qualche altro club. Ecco, lei è il presidente del CONI della Lombardia, ogni successo di un atleta lombardo ovviamente è una medaglia che sul petto, non suo diciamo personale, ma insomma del CONI. Cosa fa concretamente per aiutare questi ragazzi che ovviamente con molta fatica, taluni e senza risorse, fanno sport ad altissimo livello? Cioè il CONI per esempio, non so, aiuta concretamente, dia pure a me che lo buttiamo, aiuta concretamente questi atleti. Modo, non so, perché lei mi diceva per esempio un modo concreto per aiutare lo sport è non costruire le cattedrali, i palazzetti piuttosto che i grandi impianti, quanto piuttosto costruire le parrocchie, cioè i piccoli impianti e dare aiuto alle piccole società. Ma noi abbiamo delle iniziative che vanno dal Ministero dell'Istruzione sull'avviamento all'attività sportiva, quindi l'attività motoria nella. Poi abbiamo i giochi della gioventù, i campionati studenteschi, i campionati. Poi siamo in grado di servizio di corsi di formazione per dirigenti, per tecnici, per dirigenti tecnici per l'attività dei disabili, quindi è un'azienda di servizio il CONI a livello territoriale, quindi regionale, no? È chiaro che quello che vorremmo chiedere alle amministrazioni comunali di mettersi in gioco con noi, con un programma che sia coordinato, non a spot. Cioè noi dobbiamo curare la formazione, gli eventi, ma abbiamo anche dei tecnici, dei professionisti che sanno fare formazione, corsi e che noi coordiniamo, noi che abbiamo. Certo, ma troppo spesso lei dice però i comuni, i sindaci pensano di erigere queste grandi strutture perché hanno magari bisogno del consenso e non pensano invece alla diffusione dello sport. Questo l'ha detto lei, ma condivido. Cioè è così in realtà, perché mi ha colpito molto il fatto che lei per esempio non fosse d'accordo col palazzetto dello sport di Cantù. Per no, questa momento, cosa. Cerchiamo. Io non è che non sono d'accordo sul palazzetto di Cantù, io non sono d'accordo su come è stato sul modello. No, su come è stato impostato, perché se non c'è un gestore che mi garantisce il know-how, la capacità di gestire, che non ha un curriculum, quindi sono gli amministratori che devono presentare un project che preveda soprattutto questo. Se poi mi si presenta una prospettiva, un progetto esecutivo e quindi la partenza che non si sa se è 40-50 milioni, non si sa bene, ma soprattutto se non si ha un piano di rientro. Sì, ho capito, cioè lei ne fa un discorso. E invece il fatto che. Ma scusi, la differenza, i tedeschi gli svizzeri sono più bravi di noi, non certo. È vero, sono solo più precisi. Ecco, però il fatto che Cantù sia stata costretta, tra virgolette, a emigrare, no? Ad andare a pochi chilometri, che però insomma sono un'altra città, Edesio è un altro posto.
L'ha un po' ferita, l'ha un po' No, colpita, no? assolutamente ci deve far riflettere, perché dico, abbiamo in Brianza, parliamo della Brianza, che non tu fa parte della Brianza, abbiamo due impianti, quello di Desio che è vuoto, c'è la ginnastica, le famose farfalle che dovrebbero andare a competere per la medaglia a Londra e basta, non c'è nient'altro, abbandonato. Adesso Monza, Gruppo Gabeca, Acqua Paradiso, probabilmente non si iscrive al campionato, quindi c'è il sindaco attuale in scadenza, Sì. Marco Mariani, che chiede alla Pallacanestro Cluj di andare a giocare a Ah, di Monza. andare a giocare a Abbiamo due Monza. campi, ma secondo lei serve un terzo palazzetto? Ma soprattutto se i Cremascogli decidono di andare lì, cosa serve il palazzetto Beh, Cantù? questa è una domanda. Pronto? Sì, ciao, sono Oh, Giuseppe. buonasera. Buonasera, Giuseppe. Io sono un po' fuori dal coro in questo caso. Cioè, io penso che è indispensabile fare tutte quelle opere preventive, intendo ambientali, a tutela dei tifosi e penso che queste ci siano. Detto ciò, ritengo assolutamente sbagliatissima, due superlativi assoluti non sono corretti, la presenza delle forze dell'ordine. Sbagliatissimo. Andare allo stadio è pericoloso, punto di domanda, per colpa dei tifosi. Bene, chi ci va è cosciente di correre pericoli. S'arrangi oppure eviti di andarci. Io sono per rispetto, educazione, buon senso, lealtà, divertimento non aggressivo. Non possono essere eccezioni per i tifosi di calcio. Lì c'è Mazzorati, io ho seguito la pallacanestro per 40 anni di fila. È successo un fatto solo a Cantù Col Varese. Seguendo la pallacanestro, ci sono ugualmente. Mazzorati non è colpa della quantità della gente, è colpa della qualità. Parliamoci chiaro, perché altrimenti confondiamo le idee. A seguire le gare ciclistiche ci sono milioni di spettatori. Io ne ho seguite tantissime, non ho mai visto litigare nessuno perché sorpassava l'altro del quale lui era tifoso. Sì, Cioè, anch'io probabilmente c'è condivido. qualcosa che non Sì. funziona. Io dico nell'intelligenza oramai caduta in fondo al barile di una buona percentuale di chi va allo È stadio. chiaro. Va Ciao, bene, ciao, Giuseppe, grazie, ciao. grazie, ciao, grazie. Cioè io in realtà condivido quello che dice Giuseppe, è proprio il calcio che cambia il tifoso, lei no? No, ma No. no, cioè lui parla di ciclismo, è chiaro che il ciclismo è una competizione dove non c'è, sono due squadre una di fronte all'altra, non c'è perché poi Sì, è una quando... sfida tra persone, tra singoli, È chiaro che certo. corrono tutti, poi sicuramente è un ambiente diverso perché è vissuto in un modo diverso, ma ci sono il rugby per esempio, che è il famoso terzo tempo, alla fine se gli danno di santa ragione e vanno tutti a mangiare e bere assieme. Ecco, però Quindi quella è proprio siccome è una una cultura cultura, sportiva chiaro diversa. però io, per l'amor di Dio, poi non è che quello che dico io il No, no, Vangelo, no, no, sono ma... disposto a mettermi in discussione, no? Però sicuramente è una questione di educazione, sicuramente però è una questione di numeri che sono troppo grandi da gestire e poi io mi permetto di difendere le forze dell'ordine perché sì, anche diciamo nelle arene e nel Colosseo andavano dentro i cristiani con i leoni, no? Quindi lasciamoli andare lì e vediamo come va, però Senta, per la tornare società all'argomento di civile. prima che era interessante, cioè lei dice abbiamo dei palazzetti vuoti a pochi chilometri di distanza, allora che senso ha costruirne di nuovi? No, e soprattutto, ripeto, se non ci abbiamo i soldi, perché poi uno dice troviamo 30 milioni o 50 milioni per fare il palazzetto, ma il problema non è mica lì, è perché io non ho mai visto Sì, è nessuno. come si gestisce dopo, è No, ma come queste. non ho visto nessuno arricchirsi sulla gestione dei palazzetti, che sono sempre in Però lo perdita. sport è anche costruzione dell'identità, cioè un canturino che ha sempre amato la sua squadra e che l'ha sempre vista giocare nella sua città, lei non pensa che possa pretendere, lo dico tra virgolette, che la sua squadra giochi in città, Cantù? Sì, ma ragazzi, poche balle. Qui ci vogliono i danari. Se non c'è nessuno che tira fuori 30 milioni, più 500 mila euro all'anno, perché 11 ce l'ho, probabilmente uno che mi dà 30 milioni per costruire il Però poi me palazzetto. ne serve mezzo milione No, per perché però mi gestirla. dice, io ti do 30 milioni, quant'è? Il 5% sono 1,5 milioni all'anno che bisogna dargli. Invece io dico, no, il premio è che dopo avermi dato 30 milioni, me ne devi dare ancora 500 all'anno per gestire questo impianto che abbiamo Quindi lei non vedrebbe costruito. niente di strano, non sarebbe per lei, non, cioè sarebbe normale per lei che Cantù andasse a giocare a Desio le partite di Coppa piuttosto che a Monza il campionato?
potrei dirle ovvio, ma glielo risparmio, dico, però faccio la domanda, siccome in Briazzo già due impianti sono vuoti, allora io le chiedo, se la famiglia Cremascoli decide di ritirarsi perché è troppo onerosa la gestione del palazzetto, ma e loro non si sono preoccupati di far firmare uno straccio di convenzione alla famiglia Cremascoli o quelli che arriveranno dopo i Cremascoli, sì, di entrare a giocare nel palazzetto, ma cosa serve il palazzetto Cantù? Ma chi ci va a giocare? Ma è l'ancora trainante la pallacanestro, ma chi ci va a acquistare i ristoranti? Mi dica quanti contratti sono stati firmati, questo ovviamente commerciali? È un discorso un po' più ampio, però insomma è interessante quello che dice lei, perché lei sostanzialmente nega in radice il fatto che l'identità della squadra, cioè, possa essere messa in discussione da una trasferta anche solo di pochi chilometri, come per esempio ad Esio, dove peraltro bisogna dirlo, il palazzetto è sempre stato riempito durante la Coppa dei Campioni, la Eurolega. Ma guardi che per esempio, non so, Milano gioca ad Assago, il Forum non è sul comune di Milano, è il comune di Assago. Tante realtà. Anche Cantù gioca a Cucciago, però insomma, quindi, vabbè, ma siamo lì però. Ma ho capito, sì. Oggi con la macchina c'è la superstrada e in un quarto d'ora sì, si giù. Non credo che sia oggi la distanza. Certo che condivido il fatto che a Cantù sarebbe un'altra cosa, però bisogna trovare i denari e soprattutto la gestione. Sì, senza arrivare all'assurdità del Cagliari che gioca a Trieste. Anche questo no. Non le sembra davvero incredibile? Lo è. Però perché nella superficialità, perché si danno tanti soldi, come diceva Carlo Tavecchio, alla società sportiva, ai giocatori, e invece bisogna, certo che sarebbe meglio che le forze dell'ordine stiano a casa a vedersi anche loro le partite la domenica, ma bisogna che le società investano su una polizia, un servizio d'ordine privato che tuteli i tifosi a non farsi del male, quindi che investano di più sulla sicurezza, sulla modernità degli impianti, non solo sugli spogliatoi modello lunare o l'area ospitale dove si va a mangiare e bere tutti quanti, e poi c'è la folla dei popolari che è su uno sopra l'altro, perché tanto chi se ne frega, il popolo è bue. Senta, io ho visto di recente un servizio in una TV nazionale che parlava di Londra, ovviamente Londra è una grande città, una megalopoli, dove però ci sono 12 squadre di calcio ed altrettanti stadi. E lei vede per esempio la possibilità in Lombardia, nelle città che hanno due squadre, per esempio Milano, di avere due stadi, cioè di avere una conformazione completamente diversa, di passare a quello sport dove le società gestiscono anche i propri impianti, quindi dove il pubblico toglie le mani dagli impianti per poi farli gestire direttamente ai privati? Direi che sicuramente è una soluzione, soprattutto se tutto questo è accompagnato da un merchandising, da delle strutture ausiliarie che sono negozi, centri benessere, magari anche piscine, cioè tutta un'attività sportiva che possa essere un servizio ai tifosi, agli appassionati, ai tesserati tifosi, e quindi che sia un ambiente dove si viva tutta la settimana attorno al club che uno ama, no? Però senza che il pubblico ci metta le mani. No, il pubblico può anche essere azionista. Perché per esempio a Como si discute, noi trasmettiamo da Como, anche se ormai ci vedono in tutta la Lombardia, a Como si discute da tanti anni del destino dello stadio Sinigaglia, no? Questo stadio storico che è in centro, anzi affacciato sul lago, bellissimo per carità, una volta apprezzato soprattutto per il manto verde che adesso è un po' rovinato per via anche di un verme un po' che stava mangiando l'erba, insomma vabbè, ma questo è un dettaglio. Lo stadio Sinigaglia si dice ormai sia inadatto per uno stadio di calcio moderno. Qualcuno dice costruiamolo all'esterno della città, fuori dalla città. I nuovi proprietari del Como hanno anche comprato la società con l'idea di costruire il nuovo stadio. La sua idea qual è? La sua... Mi dica chi lo dovrebbe costruire, l'amministrazione comunale o i privati? Lei lo lascerebbe comunque costruire i privati? Ah, sicuro. Ma secondo lei il Como deve giocare allo stadio Sinigaglia o potrebbe benissimo giocare da un'altra parte? No, ma secondo me se vogliamo pensare a una squadra che torni ancora in Serie A, deve per forza beneficiare di uno stadio moderno costruito dai privati con tutte quelle infrastrutture che servono per far vivere lo stadio. Però per fare questo siamo le solite. L'amministrazione pubblica deve cominciare a sostenere l'attività giovanile del Como Calcio, cioè dare credibilità concretamente, anche con pochi soldi, ma con programmi, con rispetto, con sostegno, non solo morale, ma vero,
a riconoscere l'importanza, perché il centro di Orsenigo è un costo per il Como Calcio, ma nessuno si permette di andare a valutare, non possiamo valutare la società Como Calcio solo per i biglietti d'ingresso o per qualche diritto televisivo che prende o per qualche cartellone, cerchiamo di sostenere anche per i costi, e sono tanti i costi. Ma... Però ritorniamo alla questione che poneva Tavecchio. Il mondo del calcio, lui ha usato questa espressione, è drogato. Cioè è drogato, diceva Tavecchio, di violenza, ma probabilmente anche drogato per i troppi soldi che girano attorno a pochi centri di riferimento. Cioè io parlo, lei diceva prima, le grandi squadre. Però questa droga del mondo del calcio, il denaro, è una droga necessaria oppure si può gestire in maniera diversa? Ma si deve gestire in maniera diversa. Perché, ripeto, il troppo denaro, bisogna cominciare dall'esempio che deve partire dall'alto, quindi sono i grandi club che possono permettere grandi stipendi, no? Cioè, Como Calcio, magari sì, qualche volta va fuori dal seminato, ma non è che ha possibilità. Io dicevo prima, tifo Chievo, perché? Perché ha un budget Campedelli e oltre il quale non ci va. Non se va uno mai, deve guadagnare più soldi, si accomodi, lui incassa e avanti con un altro giovane, magari riciclando anche degli atleti che si presumono finiti e invece al Chievo possono trovare un'identità. Senza paura di retrocedere magari. Ma per l'amor di Dio, fa parte dello sport retrocedere, però ripeto, soprattutto è il riconoscimento del valore dell'uomo come individuo, non come un numero che rientra in una macchina di soldi che spesso però esce lo zero e nel rosso nel nero vince. E quindi uno... Ecco, ma qui siamo al punto focale, siamo ormai in dirittura d'arrivo anche della nostra trasmissione, è la questione della vittoria e della sconfitta. Io ho l'impressione, questa è la mia impressione, lo dico anche da tifoso per carità, ma che non si sappia mai andare oltre la barriera della vittoria e della sconfitta. Cioè se si perde, soprattutto nel calcio, è come se venisse giù il mondo. Quando si vince è quasi scontato che si vinca. I grandi sono costretti a vincere, i piccoli possono anche passare la loro vita a perdere sempre. Non è questo forse il problema vero del calcio? Perché per esempio nel basket non succede. Nel basket Cantù, che l'anno scorso ha perso perché ha fatto la finale di Coppa Italia e ha perso, ha fatto la finale dello Scudetto e ha perso, però è stata giudicata come una grandissima stagione perché in fondo ha fatto il suo dovere, cioè ha giocato alla grande per poi doversi inchinare contro la squadra più forte. Questo nel calcio non esiste mai. Allora, io posso fare il mio esempio personale, no? Io, lei prima mi ha fatto dire le vittorie. Tutto ciò che lei ha vinto. Ha vinto tutto, no. Io ho giocato 23 anni, ho vinto solo quella poca roba lì. Non è poco. Però. Ma le competizioni ho giocate tante. Certo. Ma il problema è che lei, per esempio, non sa quali sono le mie vittorie, no? Ma quello che è importante è quello che io, non quello che ho conseguito, ma la strada che ho percorso per arrivare a quei risultati, il contributo dei miei dirigenti, i miei allenatori, i miei compagni di squadra, che mi hanno formato e mi hanno arricchito come persona di sport, che io posso fare dirigente con questo background che ho acquisito, è la vera ricchezza che io mi porto dietro e spero di trasferire ai miei figli, questo sicuro. E io credo che questo deve essere il punto focale, cioè il benessere di una persona, e lo sport è sempre un mezzo, non un fine. Se noi interpretiamo la vittoria e la sconfitta, non abbiamo capito poco dello sport. Ecco. Se invece è un percorso di formazione, di crescita, di maturazione, fatto in un team, che può essere anche per uno sport singolo, perché il giocatore, l'atleta singolo, il centometrista, c'ha l'allenatore, il massaggiatore, il medico, il manager, il responsabile della società, quindi è in una squadra. Allora se noi interpretiamo questo obiettivo, questa crescita, certo che il risultato è importante. Non deve essere esasperazione. Infatti, ma è questo che volevo, cioè era la domanda che le ho fatto, cioè imparare a perdere, non è forse questa la prima cosa da insegnare a questi tifosi, chiamiamoli così, in realtà molto spesso non lo sono, cioè questi tifosi non sono capaci di immaginare la sconfitta, di comprendere anche l'importanza di una sconfitta, che in fondo la sconfitta è salutare anche per la vita, perché imparare a perdere forse è la cosa più importante. Ma quando, come diceva Carlo Tavecchio, sono troppi soldi, come va a dire... A uno che guarda l'importante che perdere, l'ammazzano. Quindi è un controsenso, ma è purtroppo... Lei è molto più concreto di quanto io... Senta, visto che stiamo per chiudere, volevo farle una domanda, volevo fare una riflessione con lei sul doping, perché il CONI, come tutte le autorità sportive internazionali, si è occupato moltissimo negli ultimi anni del doping, che forse è la piaga, diciamo, più importante dopo quella di cui abbiamo parlato, cioè dopo la violenza.
A che punto è la battaglia contro il doping nello sport italiano? A mio parere non siamo molto avanti rispetto a quelli che fanno il doping, no? Perché purtroppo la lotta, perché lì siamo troppo permissivi, lì dobbiamo dimostrare maturità, ma cominciando dai genitori che devono dichiarare, perché ci sono spesso dei medici o dei dirigenti che obbligano i ragazzi a prendere sostanze doping perché devono vincere, perché questo mi fa prendere i soldi a me dirigente. E quindi i familiari convivono e sono d'accordo su questo coso, perché l'importante è che il ragazzo diventi campione poi a qualsiasi condizione. E quindi questo il è vero, doping legato anche a un fattore di crescita economica delle società. E lì bisogna punire, lì non c'è rimessione. Cartellino giallo, possiamo un giallo più intenso, però la terza volta rosso, ma definitivo. Ma definitivo per l'atleta e anche per il dirigente ovviamente. E anche per il medico. È per il medico. Ci sono sport dove il doping è più presente, inutile negarlo. C'è uno sport, in particolare il ciclismo, che è sembrato a un certo punto quasi declinare verso una fine irreversibile a causa del doping. In Lombardia sono tantissimi ciclisti, sono tantissimi anche i campioni del ciclismo. Qual è la sua opinione sul momento attuale del ciclismo in Lombardia? E anche alla luce di quello che è successo, l'ultima squalifica per 12 anni, praticamente la fine della carriera per un grande campione come Ricco. Allora, non è che il ciclismo, non voglio demonizzare il ciclismo, ma è un po' il doping, è difficile farlo su sport di velocità, di rapidità, su diciamo sport dove magari comportano la tecnica, come può essere il basket, il volley, il calcio e altri sport di squadra. E il problema è che invece sugli sport di fondo, il problema è dove siamo e dove possiamo arrivare. Io personalmente, come dirigente dello sport lombardo, ho voluto domani un appuntamento con questa società che certifica EsiCert, certifica le società che rispettano l'etica sportiva. E questo deve essere importante, rispetto dell'etica. Quindi una certificazione di eticità per le squadre. Ma che può essere poco, ma secondo me è già un qualche cosa che deve far riflettere i dirigenti e dire: ma se io rispetto l'etica, devo sicuramente combattere e non vincere a tutti i costi, perché la vittoria è l'unica droga che può farmi andare avanti nello sport. Dobbiamo appunto entrare nella convinzione che lo sport è un mezzo, ma soprattutto il benessere dell'atleta, del mondo sportivo, che è l'obiettivo principale. Sì, e la sua idea, diciamo, dello sport come percorso di formazione che è costante, insomma, che si accoppia alla formazione più classica, che è quella degli studi. E gli parla uno che non è per niente di Cubertiano, perché l'importante è vincere, non è partecipare. Però questa è una conseguenza. La prima è che non è che devo vincere a tutti i costi, devo vincere rispettando le regole, rispettando l'avversario e rispettando l'arbitro. Senta, questa è la sua prima Olimpiade da dirigente sportivo a così alto livello, siamo nell'anno olimpico. Quanti saranno gli atleti lombardi che andranno alle Olimpiadi? Beh, questo non è ancora sicuro, però se mi parla delle Olimpiadi preferisco che lei mi faccia un'altra domanda. Perché? Cioè... Non sono molto ottimista. Lei non è ottimista? No, no. Perché purtroppo... uno dei cardini per ottenere risultati è la disponibilità al sacrificio. Noi continuiamo a parlare, ma non abbiamo la volontà e la forza di lavorare e sacrificarci per ottenere risultati. Purtroppo ci sono paesi emergenti che, oltre ad avere anche più soldi dell'Italia, hanno anche atleti che sono più votati al sacrificio, all'impegno, all'abnegazione, e quindi ottengono più risultati. Quindi lei dice che l'Italia è un paese in questo momento che non ha vocazione al sacrificio, soprattutto al sacrificio sportivo, e quindi è difficile anche un'Olimpiade come quella di Londra. Io torno al nostro Super Mario Monti mito, che è arrivato lui per addrizzarci un po', però purtroppo il popolo non è che lo cambiamo in 3 mesi, in 4 mesi. Il fatto che siamo stati abituati a vivere diciamo al di sopra delle nostre possibilità, questo è una marcia indietro che costa fatica e non siamo ancora abituati. Va bene. Io mi permetto di dire che spero che le previsioni di Pierluigi Mazzolatti non si avverino, cioè che le Olimpiadi siano anch'io, cioè, sono sbagliato. Insomma, il fatto che lo dica il presidente del CONI della Lombardia è un po' preoccupante. Io ringrazio tutti voi. Abbiamo parlato di un argomento diverso dal solito, però è un argomento davvero interessante. Abbiamo scoperto anche un mondo, quello dello sport, che comunque è un mondo praticato da centinaia e migliaia di persone. Qui in Lombardia abbiamo sentito sono oltre 800.000 le persone iscritte a una federazione sportiva, quindi insomma è qualcosa che veramente è nel tessuto profondo della nostra realtà.
Io vi ringrazio e ci vediamo, ringrazio ovviamente Pierluigi Marzorati e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Grazie.